Benvenuti nella guida Darwin Books della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Vediamo ora le modalità di ricerca. Nella parte centrale della home page possiamo effettuare la ricerca. Cerchiamo ad esempio l'argomento dell'autismo. Quindi nel campo testo scrivo autismo. Cerca. I risultati sono 29. Analizziamo come vengono presentati i risultati e come accedere al full text. L'ordinamento è per rilevanza. Abbiamo 10 risultati per ogni pagina. Apriamo ad esempio il primo risultato. Vediamo che è un capitolo di libro. Per accedere al full text, selezioniamo il titolo. Si è aperto il full text in formato HTML. Per andare avanti o indietro nella lettura, basta cliccare le frecce in fondo alle pagine. Nella colonna di sinistra troviamo l'icona del libro. Clicchiamola. Selezioniamo Leggi il libro se vogliamo leggerlo sequenzialmente. Per scaricarlo, invece, clicchiamo su Download. Il formato è EDPUB. È necessario registrarsi, quindi seleziono Registrati. Mi registro molto rapidamente. Nome di accesso, password, la ripeto. Nome, cognome, email, provincia, verifica parola, acconsento per la privacy, licenza d'uso e seleziono Crea. Per completare la registrazione devo andare nella mail e confermare. Confermo. La registrazione è completa. Adesso posso scaricarmi il capitolo del libro. Non ci sono DRM con gli ebook Darwin Books, quindi potete scaricare tutto quello che volete senza limitazioni. Provo a scaricare ad esempio il libro che esce in primo piano, Veleno. Quindi lo seleziono, seleziono Leggi il libro e vado su Download ebook per scaricarlo. Download. Possiamo aprire o salvare il file. Io adesso lo salvo. Ok. Lo salvo sul desktop e lo scarico selezionando la freccia in alto a destra. Doppio clic per aprirlo. Il capitolo si è aperto in formato EPUB, particolarmente comodo per chi usa tablet o smartphone e per gli ipovedenti. Per qualsiasi altra necessità o informazione, puoi scrivere all'indirizzo usbd-unimib.it.